trovarsi nella ridente città di Recco. Che belli questi stop, queste fermate totalmente inaspettate. E se da questa piccola e veloce esperienza riuscirò a farci uscire un video, spero che possa essere l'inizio di una nuova serie per il canale. Una serie che è da tanto tempo che volevo iniziare, però non trovavo l'occasione giusta. E questo secondo me potrebbe essere l'incipit perfetto, così, totalmente random. La serie in questione, dopo quella dei trattorie nascoste, che ha riscosso veramente un gran successo sul canale, che vi piace, apprezzate veramente tanto, è quella degli street food nascosti per l'Italia, perché alla fine ce ne sono veramente tantissimi. Già l'abbiamo visti con le schiacciate della Consuma vicino Firenze, però ce ne sono anche altre nascoste intorno per Firenze che varrebbe la pena scoprirle, però anche a tanti altri street food come i panini alla brace a Napoli, oppure semplicemente il panino con la porchetta da riccia, oppure chissà quanti altri da scoprire in giro per l'Italia. Quindi secondo me potrebbe essere una serie veramente molto interessante. E appunto oggi ci troviamo qui a Recco per andare a provare la famosa focaccia di Recco, che sarebbe la focaccia al formaggio, però è focaccia di Recco IGP. E questa qua sarebbe la focacceria in questione, Focaccia in Piazzetta, che è una delle più recensite qui a Recco, però al momento è chiusa, apre fra circa 10 minuti e mi hanno detto che fa la focaccia al momento, su ordinazione. Quindi te vai lì, chiedi la focaccia e te la fanno calda calda, così te la servono. È chiusa, quindi adesso aspettiamo, camminiamo un po'. E siamo qui con il babbo e la mamma. Guarda, guarda, un papà. È causa sua se siamo qui, che mi ha fatto venire in mente la focaccia al formaggio. Sì, ma io vorrei un baciccia, il dolce tipico di Recco. Ce lo facciamo? Praticamente stiamo andando in Valle d'Aosta, da mio fratello, e siamo partiti a Grosseto e stiamo facendo la strada che passa appunto per Genova. E quando ci siamo trovati nelle zone delle vicinanze di Genova, mio babbo è tornata in mente la focaccia al formaggio che ci siamo mangiati tipo 2 anni fa, che gli è rimasta impressa. E focaccia al formaggio a me è subito collegato con Recco, visto che ci saremmo dovuti passare. E che fai, non te la fai una sosta? Quindi totalmente non era pianificata questa roba, è tutto totalmente a caso. La cosa divertente in tutto questo è che una sosta in questo viaggio era già prevista, una sosta per pranzo fra tipo un'oretta e mezzo. Ci rifermeremo sempre qui nei pressi di Genova, della Liguria, per andare a mangiare in una trattoria nascosta a Masone. E quindi questo sarà un piccolo antipasto che non era previsto e non si era messo in conto con i nostri stomaci. Tanto la focaccia al formaggio scende, che è una meraviglia. Però adesso, in attesa, piccolo tour per Recco. Caramelle, guarda bene. Che hai visto? Delle cose belle, guarda, cioccolatini. I colori. Wow, il mare! Recensione del mare a Recco. Spiaggia con i sassolini, molto bella. Perché c'è un piccione in spiaggia? Tuffettino così intramezzo ci sarebbe? È un brodo. Recchesi. Gli abitanti di Recco. Recchesi. Rechenati. Recchesi. Rechenini, vedi? Abbiamo visitato Recco, abbiamo visto il mare, abbiamo scoperto che gli abitanti di Recco si chiamano Rechenini. Direi che siamo più che pronti per andare a mangiare la focaccia di Recco. Ed eccoci qua, focaccia in piazzetta aperta. Ok, come non detto, imprevisto. Focaccia in piazzetta. È il nervosismo che sale. Focaccia in piazzetta, appena aperto, quindi ancora non c'è niente, ci vorrebbe una mezz'oretta per preparare tutta la focaccia. Andiamo da Ufugassa, che comunque ha 1200 recensioni, sembra bella affermato e sembra la focaccia di Recco come si deve. Allora qui, come ci si organizza? Anche questo te lo lascio qui? Ah, ok, grazie. Ditemi. Togli. Focaccia. Questo da mangiare qui? Lo vogliamo. Tutto questo va via. Come? Dovete aspettare quella carina. Forza, c'è altra gente prima di voi. Sono delle persone, ma. Certo, secondo te? Questi qui. No, mangiarle? Mangiamo questi, dai. Qui. Così, hai capito, alla buona. Sì.
non ha pazienza. Non ho pazienza, cioè, perché io... Usciva una, fa 10 minuti e intera. Questa è calda, e anche questa è calda. Se ci metti gli artigli diventa... è calda, va. Molto buona. È deliziosa, provala. È proprio calda. Ripiegata su se stessa, il formaggio leggermente liquidino. Vieni, vai, io per ultimo, dai. Ma a me fa questi primi piani. Non è un primo piano, è grand'angolo. No. Cosa? Perché? È buonissimo, fammela gustare, così non ci riesco. Madonna. Focaccia di Recco, perché questa è focaccia di Recco IGP, nasce all'incirca alla fine dell'Ottocento, se ho notizia di questa focaccia. Si va a distinguere proprio la focaccia, il formaggio, proprio perché gli ingredienti devono essere quelli. Deve essere, prima di tutto, prodotta a Recco, cioè deve essere fatta a Recco per essere la focaccia di Recco IGP. E poi ci sono tutti gli ingredienti particolari. Una volta si faceva con il formaggio prosciutto, però adesso è stato quasi sostituito in assoluto con lo stracchino, perché il prosciutto sia diventato troppo liquido una volta scaldato. Però una caratteristica appunto della focaccia di Recco è che sia un po' liquidino il formaggio, sia un po' tutta sfatta, inumidita e un po' umidita il formaggio. Abbiamo preso 3 pezzettini, ce li siamo già scofanati, adesso il taste test di questo street food ligure. Buon appetito. L'impasto della focaccia bello soffice, appunto inumidito dal formaggio, che è leggermente amarognolo, non è dolce, c'è questo saporino abbastanza pungente, scende troppo bene. Tutta questa fatica per 2 morsi. È quella la creatura? Guarda come vibra. Tu poi? Eccoci. Ecco a noi. Tutta? Così la voglio io, appena sfornata, cioè devi ustionare con il formaggio quando lo mangi. Oh, esattamente questo, guarda la crosticina sopra, ancora bella croccante, dentro il formaggio sarà lava, ma va bene così. La focaccia in questo caso ci sono 2 sfoglie, il formaggio è messo dentro, solitamente varia diciamo come ricetta, c'è chi mette il formaggio sopra, però diciamo la ricetta originale è questa. Qui a Recco c'è un altro posto che fa focaccia molto famoso, che è Vittorio, che ha tipo 3000 recensioni su Google, però non è un posticino così dove la prendi ad asporto e vai via, è più un ristorante. Magari in futuro si torna e si prova proprio anche quello. Questa crosticina bella, guarda qua, untina, bella sfogliata. 8 pezzi di focaccia al formaggio pagati 11,50 euro, abbiamo fatto la scorta. Il fumo, sentite il crunch. Appena sfornata è tutt'altra esperienza, perché si tiepida, tutto bello inumidito, bello soffice, però cioè, manca quella nota crunchy che ci sta tantissimo. E questa è la focaccia di Recco, un prodotto veramente incredibile, buonissimo. Poi bello anche la preparazione quando te lo portano lì caldo, questa focaccia gigantesca al formaggio, proprio bello a vedere, a vedersi. Focaccia di Recco, tantissima roba, cioè proprio una carezza per il palato, e unico problema è che una fettina, 2 fettine così non ti soddisfano, cioè ti vorresti riempirti la bocca di quella focaccia, vorresti stipartela tutta in bocca, tutta insieme. Perciò è una cosa, cioè una tira l'altra, è veramente impossibile. Adesso non so come faremo a fare il viaggio in macchina con un vassoio con le focacce di Recco messe lì. Sarà difficile, sarà molto difficile arrivare a Aosta con quelle. Non ci arrivano a Aosta, spoiler. Però se devo essere sincero, se devo dire la verità, quella focaccia da Mario al formaggio a Genova mi è piaciuta di più. Quella è proprio... non ha senso a quanto è buona. So che non è la stessa cosa, non è come confrontare 2 cose uguali, però fra focaccia e formaggio quella mi è piaciuta di più. Non me ne vogliate, Recchini. Adesso noi ci rimettiamo in marcia verso Aosta. Perciò io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se questa serie di street food nascosti vi potrebbe piacere. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.